Siamo appena usciti dall'incontro con il sindaco, il Gratti e Ettore Neri, e volevamo sapere dal sindaco Ettore Neri cosa loro sono disposti a fare per noi. Noi abbiamo discusso insieme di questa questione, che oramai è una questione che va avanti da anni e crea disagi alla scuola, all'ambiente. Abbiamo preso atto della deliberazione fatta dalla provincia di Lucca, che anche in questo caso, no, mi pare metta in evidenza un disagio ambientale oggettivo, e su questo tema, anche visti i risultati numerici dell'istituto del liceo scientifico di Forte dei Marmi, cioè il continuo calo di iscritti alle classi prime, credo che sia il caso che ci debba essere una riflessione anche da parte degli enti locali. Quindi proveremo ad affrontare questo tema discutendone con gli organismi competenti, avendo piena coscienza che appunto ci sono organismi che sono competenza diretta su questi temi, che non è dei comuni in questo caso, ma credo che anche le amministrazioni comunali debbano comunque occuparsi del bene generale del proprio territorio, quindi anche di situazioni che si creano come quelle che si sono create allo scientifico di Forte dei Marmi. Non è nostro compito trovare i colpevoli o criminalizzare una o l'altra persona. Sappiamo però che da qualche anno questo istituto, questa scuola, ha perso l'appeal che aveva fino a qualche anno prima. Quindi, nel bene di tutti, probabilmente sarebbe il caso di trovare soluzioni che ponessero fine a questa situazione. Oltretutto, te sei il sindaco di Seravezza, ma sei un cittadino di Forte dei Marmi, anche un ex studente del liceo scientifico. No, io sono un cittadino di Seravezza, sono ospitato a casa della mia compagna. Ex studente dello scientifico, e come dicevo prima all'incontro che abbiamo fatto, abbiamo un rapporto tale tra sindaci della Versilia oramai che ci sentiamo comunque partecipi delle problematiche del territorio a prescindere dai confini del comune, e lo scientifico di Forte dei Marmi è un patrimonio anche di Seravezza da questo punto di vista. Altre domande? Quindi hai fatto tutte quelle pertinenti. Le risposte sono un po' diplomatiche, ma insomma sono accettate. Poi abbiamo l'appuntamento per al Consiglio Comunale di Seravezza per il 27 settembre alle 17. Nel tuo comune, nella zona di Forte dei Marmi, che sono esemplari, perché è vero, se io ho acceso una miccia, poi hanno alimentato queste brave compagne. Vabbè, che sono splendidi, guarda, proprio. Noi siamo spesso mi confesso Michele che è, questa cosa si è impegnato fortemente. Anche a comuni limitrofi, vedi i ragazzi che scendono dal curva, che vanno al bar a prendere il caffè, insomma, una cittadina un po' meno morta sarebbe. Se si chiude anche il liceo scientifico, siamo proprio alla morte civile di un paese. Poi è un pezzo di storia che perde, oltre va difeso da questo punto di vista qui, lo scientifico va difeso, perché al di là del fatto che per me è un dato affettivo, nel senso che più di 30 anni fa sono stato studente allo scientifico, però credo che sia una realtà che va tutelata. Passati 50 anni si diventa patrimonio culturale, questo ci si avvicina, quindi va difesa, no? Poi quest'anno c'è stato anche il quarantennale, e ci hanno detto gli ex alunni del quarantennale che hanno avuto dello ostruzionismo da parte di questa preside. Insomma, questo non te lo so dire, che io ho partecipato alla festa ma non all'organizzazione. Quindi... Ma dicevano loro che avrebbero avuto piacere di fare tipo delle lezioni aperte, c'era anche Bernabò, no? Che comunque è il direttore del Tirreno, insomma queste persone che sono uscite, Fabio Genovesi, persone che sono uscite dallo scientifico, che avrebbero fatto degli incontri con gli alunni. La preside in un primo momento gli ha detto sì, benissimo, poi dopo ha chiuso tutte le porte, non ha fatto realizzare niente, era un progetto anche bello, se vogliamo. Sicuramente sì, però ti voglio dire, io non è che ora sto a discutere della questione didattica, no? Perché non ho competenza mia né altro. Io so che da Seravezza ci vengo, ci sono sempre venuti tanti studenti, scientifico di Forte dei Marmi.
oltretutto abbiamo anche questo collegamento con l'Ipsia, no? di Seravezza, quindi siamo una sezione staccata, ovviamente siamo interessati anche a questo. Il dato oggettivo ci dice che oggi questa scuola, può essere per un motivo, può essere per un altro, sta riscuotendo meno attenzione da parte delle famiglie degli studenti. E un territorio e degli amministratori si devono porre questa domanda e capire se forse non è il caso di dare un ricambio, aria nuova anche a questa scuola per poter provare a farla ripartire. Si tratta, secondo me, di, né di penalizzare qualcuno né di altro. Forse c'è bisogno per tutti che ci sia un ricambio e che altri vengano a provare a farla ripartire. Elena, prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti, allora il 27 di settembre alle 17 siamo al Consiglio Comunale di Seravezza, dove verrà discussa questa problematica. Deve essere proposta una mozione, ora che proporrai, no? Che la propone, sì, sì. Se vuoi parlo io con la Mara Taravella, se no dimmi che con chi devo parlare, io conosco la Mara. Ascolta, ci penso io, nel senso che per me sono un lavoro, perché è discorso. Bravo. E poi aspettiamo il Consiglio Comunale di Forte dei Marmi, che si terrà a fine mese, però il sindaco non ci ha saputo dire ancora la data precisa, so questo appuntamento lo porteremo, una mozione che ricalca quella della provincia. Raccomando, non solo per la ispezione, vuol dire che si scrive tutto.